Ciao a tutte. Allora, adesso proviamo a fare insieme uno scaldacollo con il punto strega. Siccome molte di voi me l'hanno chiesto, il punto strega, io ho deciso di farci lo scaldacollo e lo facciamo insieme. Facilissimo perché l'ho provato e vedrete che è una cosa semplicissima a fare e molto molto carino quando è finito. Prima di tutto ci servirà un metro. Allora, con il metro praticamente dovete prendere la circonferenza della testa. Ok? Praticamente viene 60 centimetri, grosso modo, penso che chi più chi meno la prendiamo come riferimento 60, più mettiamo altri 5 centimetri, 65. Allora, dobbiamo fare la base del girocollo di 65 centimetri. Vedrete che è semplicissimo, seguitemi. Allora, prendete un gomitolo di lana che penso che questo è 100 grammi, ma penso che 70-75 grammi ci basterà per fare il girocollo. Ho preso un uncinetto numero 6, molto molto grande, perché deve venire praticamente molto soffice, molto morbido. Allora, adesso andiamo a iniziare. Seguitemi perché è semplicissimo. L'unica cosa che mi raccomando, allora, facendo il punto strega normale, per fare scialli oppure sciarpe, servirà praticamente il primo giro di maglie pari, mentre per fare il nostro girocollo la dobbiamo fare dispari. Allora, non è difficile, guardate. Spero di inquadrare bene. Adesso vi faccio una cosa, così almeno sono sicura che mi vedete. Imposto il mio orologio con la telecamera, così la vedo. Ecco, così mi vedete bene. Allora, iniziamo facendo una catenella e un'altra catenella. Allora, guardate, a questo punto tirate il filo e con il pollice fermate i due fili, vedete? Allora, la catenella molto lenta, tirate il filo, prendiamo il filo e lo mettete dentro. Guardate, poi ripassiamo dentro e facciamo una maglia bassa. Allora, per regolarvi la lunghezza della catenella lenta, io direi che all'inizio potete fare la misura della vostra unghia, così almeno vi viene tutto uguale, perché adesso dobbiamo fare praticamente 65 centimetri di queste catenelle. Allentate il filo, mettete l'unghia, il dito così, prendete il filo da questa parte, tirate dentro e facciamo una maglia bassa. Siamo? Allora, riprendete, tirate il filo, mettete il dito, prendete il filo da questa parte, tirate dentro e facciamo una maglia bassa. Dopo un pochino che le fate, non serve più misurare l'unghia perché tanto vi viene normale. Vedrete che è semplicissimo. Tirate la catenella, prendete il filo, mettete il dito al centro, tirate, fate la maglia bassa dentro. Vedete? Praticamente vi viene una catenella lenta e una maglia bassa. Allora, continuiamo. Tirate il filo. Prendete il filo da questa parte, lo portate dentro
al centro, tra la catenella e il filo sopra, facciamo una maglia bassa. Penso che sia molto molto facile. Guardate, ve lo ripeto un pochino in modo che chi non l'ha fatto mai lo vede. Tirate dentro, prendete dentro e fate una maglia bassa. Tirate il filo. Mettete il dito, tirate dentro e fate una maglia bassa. Allora, di questi, allora, chiamiamoli questi cerchietti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allora, adesso ne dovete fare 60 centim 65 centimetri. Mi raccomando che sia di numero disparo, non paro, come va fatto. Perciò, quando siete arrivati a 65 centimetri, se ne manca uno per farlo disparo, praticamente ne fate uno in più. Tutto qui. Ci ritroviamo quando abbiamo fatto 65 centimetri di questo punto. Allora, riprendiamo dentro maglia bassa, tirate, prendete con il pollice i due fili, tirate dentro e maglia bassa. Ci ritroviamo tra poco. Eccoci. Allora, guardate, non tirate la maglia praticamente, come ho fatto adesso io, praticamente l'ho misurata e sono 66 centimetri. Ecco, guardate, sono 66 centimetri. Praticamente mi sono venuti 29 archetti perché ne ho fatto uno in più, se no erano 28. Voi dovete contare questi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Ho fatto uno in più. E lo guasto. Deve essere numero dispari. Arrivati a questo punto, cercate di mettere tutti gli anellini da una parte, vedete? Allora, da una parte ci sono due fili, da una parte c'è solo un filo. Allora, cercate di mettere tutta la riga, prima di tutto infilate l'uncinetto, che è meglio. Poi mettete tutta la riga dalla stessa parte. Vedete, un filo, un filo, un filo. In questa maniera è sicuro che non vi sbagliate. Andate giù piano piano, penso che si vede abbastanza bene le mani. Girate sempre, diciamo, questa catena che abbiamo fatto e mettete sempre il filo da una parte, così. E adesso infiliamo, praticamente girate piano piano sulla seconda catenella che abbiamo fatto all'inizio e fate una maglia bassissima perché praticamente la maglia bassa già ce l'abbiamo da questa parte. Tirate il filo e adesso iniziamo a fare. Allora, questo giro praticamente mi verrà normalissimo. Allora, spero che mi vediate. 1 e 2. Ogni due cerchietti
lasciate il primo, prendete sul secondo, guardate. In questa maniera facciamo una maglia bassa. Ci siamo? Spero che vedete bene. Poi allentiamo al solito il filo. Passate dentro una maglia bassa. È semplicissimo, vedrete che tirate il filo, tirate dentro e una maglia bassa. Allora, sulla base che abbiamo fatto, lasciate una maglia bassa, prendete sulla seconda. Fate una maglia bassa. Praticamente abbiamo chiuso il cerchio, vedete, per il girocollo e iniziamo a fare il punto strega. Allora, allentate il filo, tirate dentro una maglia bassa, ancora uno, sempre due cerchietti dovete fare e una maglia bassa. Lasciate una maglia bassa e prendiamo una maglia bassa da quest'altra parte. E questo lo dobbiamo fare per tutto il giro. Poi quando siamo arrivati alla fine vi faccio vedere come continuare. Vedrete che questi ci vuole pochissimo per farlo. E come regalo per le amiche penso che sia una cosa tanto carina, perché rimane come una nuvola, proprio leggero leggero. Praticamente adesso facciamo questo giro tutto in questa maniera. Ci ritroviamo quando siamo arrivati da questa parte, così vi dico come continuare per tutto il girocollo. Allora, siamo arrivati quasi alla fine. Ne faccio altri due. Allora, uno lo lascio e uno lo prendo, maglia bassa. Allora, a questo punto, come vedete, rimane un nodino. Allora, che facciamo? Fate due soliti punti, uno, tirate. Due, lasciate, vedete, allora il nodino è questo qui. Andiamo a finire sul nodino che viene dopo e così continuiamo fino alla fine, vedete, guardate, praticamente abbiamo sempre due nodini, abbiamo saltato questo, adesso ripetiamo tutto il giro fino alla fine che vogliamo farlo. Uno, lasciate il nodino e andate su quello, questi sono attaccati, vedete, prendete quello dopo. E facendo in questa maniera vi faccio vedere un pezzettino così, poi vi dico un'altra cosa che sarà normalissima, ma non vi preoccupate perché lavorando a tubolare praticamente tutto in giro, piano piano vedrete che
Il lavoro si stringe, ma non vi preoccupate perché la testa ci entra benissimo. Allora, fatti due, andiamo su quello che non è attaccato, vedete? Facciamo la maglia bassa. Allentate, catenella, maglia bassa, allentate, dentro e maglia bassa. Continuiamo praticamente, lasciate sempre quella attaccata e prendiamo quell'altra che sta sola. Vedete, piano piano viene fuori il punto strega e questo lo facciamo per tutto il giro. Allora, ci ritroviamo. Mi sono dimenticata di dirvi che come riferimento praticamente già avete il filo dell'inizio per fare il giro, guardate. E man mano che andiamo su si forma sempre meglio il punto strega, vedete? E giriamo tutto intorno. Se vi piace il più colori, quando siete arrivati da questa parte, potete cambiare anche il filo se volete farlo più colori. Però vedete che alla fine viene abbastanza largo e carino. Allora, io ne ho fatti 50 centimetri, praticamente mezzo metro. Vedete? Guardate. Non è... Mi sembra molto molto carino. Allora, adesso sono indecisa, lo sapete come sono fatta io, che può darsi che prima della fine mi piacerebbe metterci queste. Però, siccome all'inizio ho detto lo facciamo normalissimo, penso che seguiamo a farlo normalissimo. Allora, sono arrivata alla fine. Praticamente io per vedere dove sono arrivata, vi ricordate, ho detto guardate questo, ma ho messo anche un segnapunti in modo che per fare il giro praticamente finirlo alla stessa parte, la lunghezza mi sono regolata col segnapunti perché sennò non lo vedevo. Adesso praticamente facciamo una catenella. Poi vi faccio vedere come fermare il filo. Volendo, prendete un uncinetto più fino e potete metterlo dentro, praticamente sulla maglia bassa che ci abbiamo qui. Lo fate passare 3 o 4 volte, che tanto alla fine non si vede, perché adesso vi faccio vedere per quale motivo. Passate 3 o 4 volte sempre su lo stesso posto. Fermatelo bene, perché sennò scorre via tutto. Fatelo passare 3 o 4 volte, però non succede niente. Guardate, alla fine come scaldacollo penso che sia proprio carino. Se vi piace normale lo mettete normale, se vi piace girato lo potete mettere girato, vedete voi, quello è come vi piace. Se
volete all'inizio e alla fine del giro potete mettere delle perline. Io l'ho fatto questa volta semplice, senza niente. Spero vi piaccia. Mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al mio canale e se no, e toccate la campanellina per le prossime novità. Ciao, alla prossima!